una serata di cultura, una serata di storia, una serata di archeologia. Una serata che l'assessore Teobaldo Fortunato, assessore all'estetica e alla bellezza del comune di Nocera Superiore, dedica a quanti sono interessati alla propria storia, alla propria identità. Beni materiali ed immateriali che emanano gli scavi di Pompei, gli scavi di Nuceria, dell'antica Volcei, parco archeologico che è stato promosso dalla dottoressa Raggi, che ha trascorso una vita in quella terra. Perché non sviluppare e perché non fare in maniera che si sviluppi il turismo intorno a queste pietre che veramente fanno respirare la storia antica, la storia dei nostri progenitori. Ecco, il tentativo dell'assessore è proprio questo, e sta invitando il fior fiore degli studiosi di storia antica e il fior fiore dell'archeologia nazionale. I valori immateriali di Pompei, cioè quei valori che Pompei racchiude oltre le pietre, quello che racconta, quello che significa Pompei come città antica, e perché a Pompei i valori immateriali e materiali che sono tutelati dall'UNESCO possono considerarsi un tutt'uno. Tutti gli anni della mia gioventù li ho dedicati a Buccino. A Pompei ho cercato di regalare l'esperienza che avevo fatto a Buccino. La storia è qualcosa che si deve raccontare comunque. La storia poi alla fine interessa la gente, soprattutto interessa, e questa è la parte più bella dell'esperienza che ho fatto a Buccino, interessa la comunità. La comunità ama sentirsi raccontare la sua storia e desidera che qualcuno lavori perché venga conservata. Il passaggio più difficile è che la comunità deve capire che loro stessi devono lavorare perché la loro storia venga conservata. Oggi Pompei è il nome che fa effetto nel mondo, ma in antico Nocera era la capitale della Lega Nocerina, di cui Pompei faceva parte, ma Nocera era la capitale. Puntare anche l'attenzione un po' più in là di Pompei a Nocera, che comunque era legata a Pompei da motivi non soltanto economici, di vicinanza, ma dalla stessa area di appartenenza. E lei ha accolto l'invito, parlerà dell'esperienza di Pompei, dei siti vesuviani, anche per darci delle dritte come fare affinché i monumenti di Nocera Superiore, Nuceria, quella per cui noi stiamo lavorando ormai veramente da anni, insomma, vada l'attenzione diciamo, di un pubblico più vasto, con leggi della salvaguardia anche dell'UNESCO. Che contiene, perché ha una continuità di storia, di